Bergamo supera Cantù 3-0. Riccardo Coppelli, il modo migliore per cominciare. Abbiamo messo davvero tutto in questa prestazione. Sì, assolutamente, è stata secondo me una vittoria del collettivo. È stato molto importante secondo me dare questa prova qua, perché comunque le prime giornate, lo sappiamo benissimo, i meccanismi vanno ancora rodati e escono sempre dei risultati un po' particolari. C'è da dire anche che siamo stati bravi a reagire comunque alle assenze che avevamo nello starting six, ma questo non è un problema. Abbiamo 14 titolari e oggi si è visto, credo. 14 titolari, come hai detto tu, si è proprio visto, perché anche dalla panchina sono entrati dei ragazzi che hanno dato subito il loro contributo. Penso a Lavorato, quella difesa, penso a Baldi in attacco, penso a Catone, quindi insomma hai detto bene tu, il collettivo. Certo, assolutamente, come ti ho detto siamo 14 titolari, molti di questi ragazzi penso che in altre realtà giocherebbero titolare o si giocherebbero il posto. E ci danno una grande mano in allenamento, anche se alle volte non partono nello starting six, questo non vuol dire niente, sono dei professionisti eccezionali e oggi hanno dato il loro contributo, sia Tommy che Kat e penso anche ad Andrea Baldi, insomma giocatori che fanno per così dire il lavoro sporco in settimana e quando entrano si prendono le loro soddisfazioni, questo è molto importante. Tu sei tornato nel palazzetto nel quale sei stato grande protagonista lo scorso anno, devo dire che la firma l'hai lasciata, secondo e terzo set in particolare praticamente impeccabile. Guarda, sicuramente qua a Cantù l'anno scorso è stata una stagione particolare, comunque in ogni posto dove uno passa una stagione lascia un pezzettino di sé, qua ho lasciato un pezzettino di me. Ci tenevo a far particolarmente bene, sicuramente il primo set ho faticato un po', quindi quello è un aspetto su cui migliorare. Gli altri due set sinceramente sono soddisfatto, però ripeto, è il collettivo l'importante, non è la prestazione del singolo, è importante aver vinto 3-0 e basta.